Benvenuti in una nuova puntata di Non c'è due senza trend. Vi siamo mancati, sì o no? Sì, non o no. Ci vediamo da una settimana. È vero, ditecelo sotto nei commenti. Questo è il terzo episodio. La risposta deve essere sì, ci siete mancati. A prescindere, vabbè, è una domanda retorica. Il vostro format è il più bello su YouTube Italia. Capito. Ma introduciamo subito la più importante. Rosmillen. No. Non è Rosmillen. Vedi, è una questione di priorità, lui pensa sempre alla La nostra povera Rosmillen ha avuto un mese abbastanza tortuoso. Le è stato rubato prima la moto, le è stata rubata. Sì. Fortunatamente l'ha ritrovata. E questa volta invece cosa è successo? Sono state prese, mi fa ridere questa cosa perché comunque è abbastanza triste, però mi fa ridere, non so perché sono stupido. Comunque hanno preso le foto di Rosmillen e ci hanno fatto un deepfake su un corpo di una, penso, pornostar. Comunque hanno preso il volto di Rosmillen, l'hanno messo su un corpo nudo e hanno diffuso queste fotografie. E tu perché sai questa cosa? Sei un cafone e un maiale. Se io ti dico il re, tu a chi pensi? Blur. Parliamo proprio di Blur. Gianmarco Tocco, il king di Twitch Italia, guarda caso invitato alla Kings League World Cup di Piqué. Bravo, quella di Piqué, dove sono presenti, oltre a Piqué, tante leggende del calcio. Sì, vabbè, forse Piqué è proprio non una leggenda, però comunque un personaggio abbastanza di spicco, dai, nel senso, comunque nel Barcellona di Messi. Comunque, stai zitto che io ti insegno a giocare a calcio. Comunque, ci sono Neymar. Parentesi, piccola parentesi. Andate a vedere sul profilo di tuo, c'è la sua candidatura alla Got League invece. Bravo, c'è, anche lì c'è un po' di tecnica. Già capite di che cosa stiamo parlando. La competizione si terrà dal 26 maggio al 9 giugno. Mm-hmm. E Gianmarco, insieme al pupone Francesco Totti, grandissimo capitano della Roma e adesso capitano dell'Italia nella World Cup, dovranno rappresentarci. E dovranno puntare mica a male. Vincere, mica male, assolutamente niente male. E ovviamente, oltre a una serie di influencer VIP che verranno invitati all'iniziativa, sicuramente Blur già starà facendo la sua squadra. Tutto, ci sarà anche la possibilità di candidarsi. Noi, io e te, possiamo andare? Possiamo candidarci. Cioè, Blur ci prende, sicuro. Sì, come la le iscrizioni morte. Finiscono il 14 aprile, quindi non c'è tantissimo tempo. Però. Ma noi siamo famosi? Sì, ma non è che siamo famosi, facciamo cacare a calcio, che è un problema a parte. Ma siamo famosi. La fama non era il problema principale. Cioè, se io vado lì, mi presento insieme a te, faccio Gianmarco, piacere. Lui dice: già ti conosco, vieni in squadra. Sicuramente, guarda, sicuramente. Noi siamo famosissimi. Fateci sapere nei commenti qua sotto se volete che noi partecipiamo alla Kings League, così possiamo parlare pure con Gianmarco in privato. Lo contattiamo, diciamo: guarda, noi sappiamo fare tre palleggi in due, proprio sommati. Ci lanciamo la palla in pancia. Però possiamo intrattenere, facciamo tipo, ci mettiamo tipo quelli al semaforo con i birilli che intratteniamo la squadra in panchina, facciamo cose. No, se mi mette in panchina il gioco lì lo faccio con le mie palle, faccio. Sei un cafone. Devi sempre terminare nella cafonaggine. Ditemi immediatamente qual è il gioco più bello della storia dei videogiochi. Il più giocato, il più divertente, quello che ha più collaborazioni. Qual è? Ah, hai detto collaborazioni, quindi devo dire Fortnite. Se no avrei detto The Last of Us. Bravo, se l'hai giocata bene. Allora ragazzi, Fortnite sta per fare qualcosa di molto bello insieme ad un artista italiano. Del tutto italiano, sì, è molto giovane ed è tra i più ascoltati degli artisti italiani all'estero, insieme a Rondo e Sfera Ebbasta. Chi è? È una cosa super, super unexpected. Stiamo parlando di Capo Plasma. Ebbene sì, ragazzi. Voi sapete, no? Su Fortnite c'è la modalità Fortnite Festival, in cui si possono suonare vari strumenti, vari brani famosi, che siano internazionali o, non so, incredibile, qualsiasi brano. Qualsiasi brano aggiunto a quel gioco, anyway. Comunque. Bellissimo. Comunque, Capo Plasma sta per essere aggiunto dopo The Weeknd e Lady Gaga. Eh sì, è il terzo artista ed è del tutto, certo, italiano. Certo, un po', posso dire. Cioè, tutto bene per Plaza. Sì, però The Weeknd, Lady Gaga, Capo però Plaza forse, è un po'. Forse tu non ricordi, ragazzi, voi sicuramente lo ricorderete. Ditemi, in quale videogioco era presente Rocco Hunt? Gioco famosissimo, non sto parlando di giochino così. Serio? C'era Rocco Hunt? Non in Fortnite. No, ovviamente non lui fisicamente, però c'erano i suoi brani. Anzi, un suo. Ah, allora è un FIFA. È un FIFA, però credo sia FIFA 13. Penso 4. No, forse 15-16. Può essere, vabbè. 16, diciamo, quel, dal 15 al 17. È perché sono gli anni in cui è partito, diciamo, in cui si è lanciato. E qui ha avuto il super boom. Comunque, ragazzi, sì. Però quello che chiedo io invece ai nostri spettatori è: scrivete nei commenti invece due o tre artisti che voi avreste voluto su Fortnite prima di Capo Plasma. Vero. Ce ne sono diversi. Io, per esempio, già dirne una, Annalisa. Cazzo, se mettono Annalisa su no. Fortnite, fa un concerto. Secondo me Fortnite. Sfera e Ebbasta, cioè, per tutti quanti che fanno sinceramente. No, io avrei immaginato la super battaglia a coppie Sfera e Ebbasta e Travis Scott. Bellissimo. Pure sarebbe stato figo. Ma a noi non interessa. Prossima notizia. E voi ci andreste su un'isola totalmente dedicata ai videogiochi e agli esports? Io sì.
Ovviamente quest'isola esiste perché gli arabi stanno pieni di soldi e hanno speso ben 280 milioni di dollari per un progetto incredibile. Così poco? Così poco. 280 milioni? Milioni di dollari. Per un'isola. Hai capito bene. Cioè strutture, cose. Sì, c'è di tutto. C'è un albergo di lusso con oltre 200 posti. Per tutti quelli che vogliono ovviamente lì alloggiare, per fare la bella vita e tutto quanto. Ci sono postazioni, c'è la TG Arena, si chiama così, dove tutti quanti gli appassionati potranno sfidarsi e che ovviamente ospiterà i principali tornei internazionali. In futuro potrebbe diventare un polo importante. Bellissimo. E c'è anche la Digital Tower, che invece è uno spazio commerciale dedicato anche a degli uffici moderni dove possono effettivamente essere affittati degli spazi di lavoro, no? Per esempio animatori, gente che comunque lavora nel settore, potrà sfruttare questo. Secondo me è un bel investimento. È un bel investimento. Perché comunque... Gli sport ormai stanno diventando praticamente uno sport vero e proprio. Cioè ci sono le Olimpiadi, tornei. È un business incredibile. È un'idea, un'isola del genere. Cioè nel senso può dare una location del genere, può dare delle opportunità incredibili a tutti gli investitori del settore. Ma poi posti di lavoro, opportunità per gli streamer, per far emergere questo lavoro e farlo diventare qualcosa di riconosciuto e non solo di insultato sui social dalle persone che dicono vatti a trovare un lavoro. Vabbè, quelli sono boomer. Ecco appunto, quindi bello, molto molto bello. Ma ci può andare chiunque? Ci può dare chiunque, abbia un budget ovviamente, perché non è una cosa che costa poco, comunque penso che è una roba abbastanza elitaria. In realtà io credo che comunque come location sarà sfruttata per lo più da aziende e da organizzazioni. Perché quello che mi chiedevo, o magari fanno un torneo che non è tipo per forza il torneo mondiale più forti del mondo di Fortnite, ma magari il torneo di FIFA, quota, non so, quota di iscrizione 2000 euro, io caccio 2000 euro e vado a fare il torneo là, capito? Una cosa del genere, chissà se si potrà fare. Interessante. Fateci sapere sotto nei commenti se questa cosa vi piace e se ci andreste. Benvenuto, il format in cui io dico tante stronzate e lui mangia. Allora, partiamo con una notizia che così, molto semplice, con il mio argomento preferito, gli animali. Ovviamente, ragazzi, bentornati con gli animali. Strano. In Oregon, negli Stati Uniti, un lama è stato ammesso a delle lezioni universitarie per rendere il tutto un po' più informale, diciamo, per tenere gli studenti un po' più rilassati. Perché? Lo vorresti un lama qui al lavoro mentre stai mangiando che ti sputa addosso? Io vorrei sputasse a te. Bellissimo. A te quando mi racconti queste cose. Lama a parte, parliamo di altri animali un po' più colorati, più vivaci, i pappagalli. Un uomo ha scoperto di avere le corna grazie ai suoi pappagalli. Poiché una volta entrato in casa. Che significa? Volta entrato in casa l'uomo, i pappagalli hanno iniziato a borbottare cose del tipo: dove sei? Vieni qui. Nomi che non c'entravano nulla con l'ambito familiare. Quindi ha fatto 2+2, ha detto: ma chi è questo Gaio, Mario, Tizio, Claudio? Vabbè, sgamato facile. Sgamato facile. Facile. Oppure, cosa ti posso dire? Che la diretta della Via Crucis, trasmessa sul profilo Facebook di Radio Maria, è stata interrotta per immagini di nudo. Bello. Sì, c'era Gesù sulla croce. Ancora una volta, Meta dà dimostrazione delle loro capacità di censurare. Povero Cristo, Gesù così sulla croce. Povero Cristo, letteralmente. È stato bannato perché, ahimè, è stato crocifisso nudo. Certo, romani, potevate crocifiggerlo con un piumone addosso, non lo so, con una pelliccia, vabbè. E diciamo che, cosa vorresti sapere in più? Ti piace la musica? A voi piace la musica? Siete contenti della grandissima Angelina Mango che ha vinto Sanremo? Beh, dovete sapere che in Turchia Angelina Mango è stata votata alle elezioni. Ma poi perché in Turchia? Non lo so, stanno facendo le elezioni e a queste elezioni turche votata. Cioè la regia metterà qualcosa, ci abbiamo documentato. No, ragazzi, mettete la foto qua della scheda elettorale con la foto di Angelina Mango. Vabbè, in Turchia evidentemente c'hanno un fetish. Ma abbiamo parlato di Gesù, della Via Crucis, tutte queste cose qua. Facciamo un passo indietro. Parliamo delle suore e dello spot di Amica Chips, super iper criticato. Praticamente, nello spot di Amica Chips, buonissime, no, le loro patatine. Anziché mangiare le banane, mangiate le patatine. Le banane fanno bene. Molto bene. Comunque, Amica Chips ha fatto questo spot in cui delle suore davano come ostia delle patatine. Quelle di appunto Amica Chips. Quindi immaginate tutte le persone indignate. Blasfemi, come vi permettete? Gravissimo, non mangiate mai patatine in chiesa, ragazzi, mai. E quindi niente ostia, ma solo patatine. Era un modo secondo me per innovare. Vedete qui l'immagine della suora che mangia la patatina? Ok, a posto. Questa settimana con le stronzate, non ti sei proprio smentito. E ora, ragazzi, i nuovi rimasti. A che ora vi svegliate la mattina? Di sicuro non alle 5.30 come Giacomo Freddi, che pur di accalappiare qualche direbbe le peggio c***o.
i miei obiettivi e sono più avanti rispetto agli altri, ma soprattutto mentre gli altri si svegliano devono ancora sbadigliare, io già sono focalizzato verso i miei obiettivi. In quarta posizione, il buon Fabio Bonzani, che ha deciso di far diventare casa sua una sorta di necrologio anni Ottanta, riempiendo il salone di foto in bianco e nero della povera mamma. Che fai sti casini? Ma guarda! Mi hai detto non mi piace vedermi in foto? Sei così tanto tempo da perdere! Dai, bianco! Non poteva mancare il nuovo brano di Dario Moccia in terza posizione. Pippo! Faccio la pipì! Muore qui con me! Pippo! Sai quello che mi va? Pippo! Non so perché mi rispondi così! Pippo! Non mi ami più come un tempo! Pippo! Perché non mi guardi più quando facciamo l'amore? Medaglia d'argento per la nuova sigla di Muschio Selvaggio, dopo l'ennesima litigata del buon Fedez, che aggiunge Luis, il povero Martin, e soci alla lunghissima lista di persone che, se potessero, lo prenderebbero a sassate. Ehi, non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te. Volevo te, volevo te! Finalmente sappiamo il brasiliano au au a chi aveva dedicato la canzone. Ho conosciuto una donna e mi sono mezzo innamorato. Le dico la verità. Perché vo sto di a voi che manco io so. Però mi sa che stavolta mi sono innamorato. Muschio Selvaggio, il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo, non insegniamo. Ah, quindi è un'intervista. No, e non ti preoccupare se il mondo la. Continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te. Avete mangiato nello stesso piatto per mesi, anni, settimane, giorni e ore. E adesso? Io faccio finta di essere indignato, ma non so perché. E adesso cosa fate? Litigate Luis e Fedez e Luis si appropria del podcast Muschio del... Ma è una cosa ormai vecchia, in realtà questa è di settimane, però... No, no, però ok, se ne è appropriato, ma adesso cioè una cosa è che tu ti prendi il podcast, lo lasci lì a morire, una cosa è che tu lo prendi, vai con tuo fratello, vai a farci l'episodio e metti episodio numero 148 come se nulla fosse successo. Si fa finta di niente, è un po' come quelle coppie, sai, in cui c'è quel passivo aggressivismo che si lasciano e poi però restiamo insieme perché il nostro figlio non deve crescere con una coppia divorziata, ed è la stessa storia di questo podcast, facci caso. Lui si è deluso, non figlio, il figlio di questa coppia divorziata è il podcast che è rimasto però ovviamente un po' segnato da questa... Sinceramente una cosa del genere me l'aspettavo da Fedez, non che abbia qualcosa contro Fedez, però litiga con Rovazzi, litiga con J-Ax, litiga con Chiara... Cioè Fedez poverino, è creato... il litigatore seriale. Si è creato una pessima nomea. Per quanto bravo, riguarda Luis, deluso tantissimo, non me l'aspettavo. Perché Luis? Perché Luis lo vedevo un po' diverso da Fedez sotto questo punto di vista, invece secondo me è una mossa brutta nei confronti di quello che è stato un tuo amico, collega, che è uno che ti ha fatto fare una marea di soldi. Non c'è da schierarsi, c'è più da dire, secondo me si è rovinato un po' un prodotto. Sì, questa prima puntata, a me Muschio piaceva, io lo guardavo. Questa prima puntata del comeback di Luis con suo fratello. Posso dire, suo fratello, personaggio più sottovalutato di Muschio Selvaggio? No, per molti. Martin è bravissimo. Ma sottovalutatissimo. Cioè, ma perché parla poco e dice cose giuste. Ormai cioè, questa cosa si è così focussata su di loro, su Fedez e Luis, che poi si sono persi di vista quelli che secondo me dovrebbero essere i veri conduttori di questo podcast, cioè Marra e... Martin che non credo sia Wartin sui social, vabbè, comunque. Vabbè, Martin torna a fare live su Fortnite e lascia stare questi beceri che fanno questo lavoro veramente male. E regaliamo qui ai nostri spettatori una piccola perla, una piccola chicca riguardante il mondo delle IA. Parliamo di poisoning delle IA, un trucco che stanno utilizzando molti creator, molti artisti. Tra l'altro manco a farla apposta, proprio all'inizio di questa puntata abbiamo parlato del caso di fake di, sì, della povera Rose Villain. Della povera Rose Villain. Ma Rose Villain, se avesse saputo di questi metodi di filtering delle immagini generate dalla IA, avrebbe potuto evitare tutto ciò. Il poisoning in che cosa consiste? È praticamente la possibilità di fottere la IA con la IA. Proprio pam, proprio così, sì. In che senso? Perché? Perché tu con il poisoning praticamente riesci a dare alla IA, a filtrare l'immagine che tu hai generato o che è stata generata di te, perché tu magari fornisci una tua immagine per generarla,
ma viene, è come se venisse applicato un layer che maschera la reale identità dell'immagine. E quindi quando l'AI la cattura, la immagazzina in database, ma dovevo flexare un attimo, scusate. Ma il punto è appunto che l'AI non ha la reale immagine che tu hai caricato, cioè, che è stata caricata da altri. Quindi in soldoni, non puoi fare lo stronzo, non puoi metterti a prendere l'immagine di quello e ci metti il corpo nudo oppure il cazzo di un altro. Io non ho capito, quindi non mi interessa e andiamo alla prossima notizia. Non so se lo sapete, ma Apple sta lavorando alla sua IA, alla sua intelligenza artificiale in stile ChatGPT. Allora, come ben sai, che cosa lavora Apple? Apple lavora a qualsiasi cosa sia tecnologica. Secondo me tra poco farà da competitor anche a Neuralink. Stava a fare l'Apple Ring, ma all'improvviso pure la IA. Ma poi ti faccio vedere, sicuramente tra, non dico tanto, 3-4 anni faranno, farà, dillo, da competitor a Neuralink. Bello, ci sta, anche se la stavo sparando più grossa. Secondo me prima o poi Apple lancerà il suo, come si, la sua base spaziale, come SpaceX faranno la loro. Potrebbe essere. Apple è ovviamente la controparte Android, no? Quindi per forza di cose deve fare da competitor. In un modo o in un altro deve guadagnare, deve prendere una posizione specifica nel mondo dell'economia. E quindi è chiamata a fare queste cose qui. Che Android ha lanciato la sua IA. Appunto, cioè sì, se tu vai a vedere il Samsung, l'ultimo, l'S24 Ultra tipo, c'ha l'IA integrata. Si suppone che possa essere lanciata sul mercato verso autunno 2024. Potrebbe esserci una versione beta magari dell'intelligenza artificiale. Chissà, stiamo a vedere il nostro Tim Cook cosa sta cucinando. Tim Let Tim Cook, bellissima sta cosa. Grande Let Tim Cook. Cioè, non so se l'ho inventata io, ma gli ho dato uno slogan e io l'ho claimato. Abbiamo la prova oggi video, quindi signori di Apple. E anche questa puntata, la terza puntata di Non c'è due senza trend, volge, ahimè, al termine, ragazzi. Grazie per averci tenuto compagnia, noi ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo episodio. Ben detto, e se vi siete divertiti lasciate un like, un commento, vi iscrivete al canale di Twitch e ovviamente ci a seguire anche su tutti gli altri social. Lasciateci le vostre considerazioni riguardo le notizie di oggi, speriamo vi siate divertiti. Lasciate tanti commentini belli qua sotto, ragazzi, diteci chi è il più intelligente e più simpatico dei due. Ah, così. E andatelo a seguire, lui è Tenki, ragazzi, fatelo diventare ricco, così mi mantiene. Ricco e mantengo. Voglio fare il mantengo, non ti mantengo proprio un cazzo. Io lo sto sponsorizzando, farò tipo Vegas con i mates. Sì. Ciao! Ciao!